Bologna è una delle più grande università di tradizione nell'Italia liberale, insieme a Padova, quando entra a Napoli, sono i grandi atenei. Non è stata una vicenda tutta e solo positiva. Bologna ha avuto dei problemi seri. Penso a quando alla metà degli anni 70 di fatto viene chiusa la scuola di applicazione per ingegneri, che poi sarà riaperta sulla base del contributo degli enti locali, cioè di un consorzio. Quindi alcune cose venivano messe in discussione. Però chiaramente un'università di grande peso e di grande prestigio, che rispetto ad altre università italiane, nel secondo dopoguerra non subisce o subisce in misura minore il peso dell'aumento del numero delle sedi e della ridefinizione degli ambiti territoriali delle università, perché l'Emilia-Romagna, insieme alle Marche, in parte la Toscana, era una regione, anche se poi può essere improprio definirla in questi termini, ad alta densità accademica da sempre. Parma, Modena, Ferrara, Bologna. Quindi Bologna vive storicamente in un sistema già strutturato territorialmente e gerarchizzato territorialmente. Tra l'altro Bologna aveva, come dire, godeva di una duplice gerarchia tradizionale, perché come Ateneo primario dello Stato Pontificio insieme a Roma aveva anche una sua supremazia formale, che per esempio per gli studi medici era decisiva, sulle università marchigiane. Quindi sta al centro di un sistema denso di atenei, ma del quale Bologna è il capofila indiscusso. Quindi non sente messo in discussione un suo ruolo territoriale di fronte appunto a queste nuove dinamiche che emergono dopo il 45. Padova sì. Padova ha già avuto problemi con Trieste, per la verità, quando dopo la fine della prima guerra mondiale nasce l'Università di Trieste. E poi Padova sentirà Verona, Trento, cioè un ateneo che era l'unico ateneo di un ambito territoriale importante, un ateneo di grandissima tradizione, subisce e contratta, no? La spartizione territoriale, nascita degli altri atenei. Questo è un processo che su Bologna incide molto meno. È già dentro e lo controlla già, sostanzialmente. Poi bisognerebbe vedere anche qui i flussi di personale docente, se ad esempio, se e in che misura le università, fra virgolette, minori, sono una tappa della carriera dei docenti che poi la chiudono a Bologna. Questa è un'altra delle questioni generalissime sulle quali nella storia dell'università italiana bisognerebbe fare i conti. I percorsi geografici dei docenti, cioè come si forma una gerarchia accademica. Nell'Italia liberale era anche una questione economica, perché nell'università secondaria lo stipendio era più basso, quindi lì c'era proprio una questione di guadagno, ma anche a parità di trattamento economico ci sono altre disparità che sono o semplicemente simboliche di prestigio e rispetto alle quali si può anche decidere di disinteressarsene, ma di possibilità di ricerca, di disponibilità di strutture, di laboratori, di ospedali, di cliniche, cioè non è solo questione di condizione personale del docente, è di possibilità di svolgere un certo tipo di lavoro in un contesto nel quale si può svolgere, mentre in altri non si può svolgere. Quindi non è solo tanto il prestigio della sede, ma come dire, le opportunità reali di carriera offerte, di carriera e di ricerca offerte dalle sedi. Ecco, questa storia delle carriere, questa storia geografica dei docenti, tanto ci darebbe chiaramente il senso di quali sono le gerarchie reali e simboliche dell'università. E poi bisognerebbe vedere, appunto, nel caso più specifico, se ad esempio le università Emiliano-Romagnole e Marchigiane, perché Bologna, ripeto, è al centro di due sistemi, sono una tappa importante della carriera di persone che poi la chiudono lì, non lo so, sono tutte piccole verifiche da fare, o al contrario la disseminazione. Le scuole di Bologna riempiono di loro allievi le università minori dell'ambito geografico specifico, diciamo, di riferimento di Bologna. Queste sono tutte verifiche che possono essere importanti per capire i rapporti reali fra gli atenei.